a me sembra che il Presidente del Consiglio si affidi ai numeri un po' come gli ubriachi si attaccano ai lampioni, non per farsi illuminare, non per farsi illuminare, ma per farsi l'ubriaco se lo può tenere per lei dell'ubriaco. Casomai è lei che parla da ubriaco. Presidente, la prego. E allora rispetti il Presidente del Consiglio. La prego di replicare. Questo non lo accetto, però. Presidente. E allora faccio il moderatore e lo moderi. Presidente, la prego. Lo moderi. La prego. Professor Prodi. Bernard Shaw, che dice che spesso ci si affida ai numeri come gli ubriachi si attaccano ai lampioni. Non per farsi illuminare, ma per farsi sostenere. Non mi sembra l'insulto. Ricambio l'ubriaco del signor Prodi dicendogli se non si vergogna davvero di svolgere oggi lui nei confronti dei partiti comunisti della sua coalizione il ruolo che fu definito storicamente dell'utile idiota, cioè di colui che i partiti comunisti nelle democrazie proletarie e popolari mettevano lì a capo del partito dei contadini per far finta che il governo non fosse del partito comunista. Lui in questo momento l'ha già fatto in passato, tant'è vero che poi è stato rottamato e adesso lo riciclano da capo. Ma lui in questo momento presta la sua faccia di curato bonario a una realtà della sinistra che è fatta dal 70% da ex comunisti o da comunisti, che comanderanno e che lo rottameranno di nuovo al momento in cui riterranno che sia loro conveniente farlo. Professor Prodi. Ma veramente... È storica, una citazione come Shaw, professore. Non c'è problema. Io non ho un carattere appunto da curato bonario. Non, è il contrario della verità. Non ho un sistema nervoso complicato.